Grazie Fulvio, e a questo punto Fulvio ti inviterei a riguadagnare la platea e vorrei invitare la promotrice Isabella Di Norfi, che è parlamentare europea del Movimento 5 Stelle, assieme a Brando Benifei del gruppo dei socialisti e democratici, sempre al Parlamento Europeo. A Sergio Boccanutri chiediamo di darci invece un contributo finale, raccogliendo un po' tutte le sollecitazioni che sono emesse. Benissimo, grazie a voi. Allora, Isabella Arnolfi, Movimento 5 Stelle, lei è a Strasburgo, quindi è parte in casa. Allora, vorrei chiedere se tutto quello che ha sentito fino ad ora le torna, cioè se fa parte un po' del dibattito che c'è stato anche a Strasburgo, e quali sono gli elementi che forse potremmo mettere adesso diciamo, in vista rispetto a quanto abbiamo ascoltato, proprio per consentire di poter ricostruire questo quadro composito. Grazie. Ecco qua, grazie a tutti, prima di tutto vi auguro buongiorno e ringrazio voi per aver organizzato, per aver dato un'occasione alle persone di conoscere questa materia, che sicuramente non si presenta proprio molto comunicativa. Però è importante appunto fare comunicazione, e mi sono appuntata il 18% delle persone intervistate che erano a corrente della riforma del diritto d'autore, e spero che almeno qualcuna sia venuta a conoscenza di queste riforme anche grazie al nostro lavoro al Parlamento Europeo. Sicuramente io non voglio entrare nella discussione tecnica, perché gli illustri avvocati che mi hanno preceduto l'hanno esposta in maniera sicuramente migliore di quanto potrei fare io, però una cosa ci devo sottolineare: il dibattito è molto ampio, molto più ampio di quello che stiamo portando avanti oggi. Oggi ci stiamo concentrando su alcuni articoli che riguardano l'editoria, appunto 11, 13, però il diritto d'autore è qualcosa che tocca a tutti quanti. Oggi per esempio vedevo le biblioteche, e quindi una panoramica più ampia, almeno di come secondo delle linee guida che io ho portato avanti, mi piacerebbe appunto esporre. Perché? Perché io sono in due commissioni, Commissione Cultura e Commissione Giuridica. Abbiamo iniziato questo dibattito in Commissione Cultura, ed è chiaro che per me la cosa principale all'interno della Commissione Cultura è anche sottolineare il fatto che parlare di diritto d'autore significava garantire l'accesso alla cultura e all'informazione per tutti quanti, prima di tutto prima di considerare il diritto d'autore come la protezione della remunerazione, e questa cosa spesso si dimentica. Perché? Si dimentica perché, come ho sentito prima, si tende a considerare semplicemente un mezzo per difendere le rendite che sono un po' stabili, invece dovremmo considerare il diritto d'autore diviso in due. Da un lato abbiamo il diritto morale dell'autore, che è inalienabile, che è irrinunciabile, e dall'altra parte abbiamo i diritti patrimoniali, e quindi giustamente la possibilità di sfruttare economicamente l'opera dell'ingegno. Però i diritti morali sono importanti, soprattutto appunto se incominciamo la discussione sulla riforma del diritto d'autore in Commissione Cultura. Un'altra questione che vorrei sottolineare è che la conoscenza, l'informazione tutta, è un bene comune, e quindi se consideriamo la conoscenza come bene comune non possiamo inserirlo in un'ottica di equità sociale, un'ottica di giustizia. Credo che il processo creativo sia difficilmente inquadrabile se pensiamo che qualcosa viene creato da zero, ma in realtà il processo creativo implica che ci sia una mescolanza di intuizioni,
Faccio l'esempio della Walt Disney, che sicuramente è l'esempio più importante. La Walt Disney ha fatto la sua fortuna con delle storie che in realtà sono ampiamente prese dalle favole dei fratelli Grimm. Se ci fosse stato invece questo dibattito che c'è stato negli ultimi 2 anni e mezzo all'interno delle istituzioni europee, probabilmente la Walt Disney non esisterebbe. Un'altra questione, un'altra premessa che vorrei fare è sul titolo. Oggi il titolo appunto, è poche parole tra copyright e consumatori. Ok, consumatori, però è importante soprattutto per chi si appresta a legiferare, considerare che sono cittadini prima di tutto, prima di consumatori. Cittadini significa appunto dare dei diritti come quello della libera, del libero accesso alla cultura, del libero accesso all'informazione. E questo discorso l'ho fatto anche quando in questi mesi, queste settimane abbiamo parlato della direttiva sugli audiovisual media services. Non siamo soltanto dei limoni da spremere, così come i bambini non sono soltanto dei limoni da spremere quando devono essere bombardati di pubblicità, ma prima di tutto sono un cittadino che vuole accedere all'informazione. Dunque, per entrare invece nello specifico della riforma, ricordiamoci che tutto parte perché abbiamo 28 paesi che regolano in 28 modi diversi il diritto d'autore, e la base di tutto sta prima di tutto nel definire una definizione unica di pubblico dominio. Questo sempre per avere un libero accesso alla cultura. In questo momento abbiamo il caso del Piccolo Principe, che è sotto tutela del diritto d'autore in alcuni paesi come la Francia, invece è di pubblico dominio in altri, o anche per Diana Frank. E questo punto del pubblico dominio è fondamentale anche quando si parla di biblioteche. Perché? Perché un dibattito che abbiamo fatto tantissimo all'interno delle istituzioni è quello sul prestito online, e cioè quindi la possibilità del re-lending e del prestito appunto anche di ebook da parte delle biblioteche. È un discorso che mi sta molto a cuore, perché questo significa veramente mettere tutti i cittadini sullo stesso piano, dare a tutti quanti le stesse possibilità. Immaginiamo una persona, uno studente che si trova in una zona remota dell'Unione Europea, in un paese, in un'isola, che deve svolgere la propria tesi di laurea, e in questo momento non può richiedere un prestito online in una biblioteca che è al di fuori del suo paese, e invece è importante, appunto proprio perché ci stiamo apprestando a riformare un mondo che è cambiato, come si diceva prima, considerare anche queste problematiche. E questa problematica si lega anche al Trattato di Marrakesh, che oggi non è stato nominato, ma che è importante per tutte quelle persone che sono affette da disabilità visiva. Perché? Perché il Trattato di Marrakesh dà l'opportunità di avere un'eccezione al diritto d'autore per la trasformazione di un documento stampato in un formato accessibile ai non vedenti. Il Parlamento in questo si è battuto tantissimo affinché l'Unione Europea sbloccasse questa situazione di impasse in cui era entrato, e ha votato a favore del trattato, però a tutt'oggi mi rammarico che ancora non si sa quando e se verrà mai il trattato ratificato. E anche questo entra nella riforma del diritto d'autore. Altra questione, per quanto riguarda chiaramente gli articoli di cui abbiamo parlato oggi, come 11 e 13, ma anche 14 e 15, sono d'accordo con quello che ho ascoltato oggi. L'11 è chiaramente una concessione, e mi dispiace, ma io non capisco la necessità appunto di normare contro una multinazionale. C'è un problema con la multinazionale, questo è sicuro, c'è un problema con la multinazionale. Tra l'altro non sono europee, cioè questo è un problema, poi ci sono americani, domani potrebbero essere cinesi, però
creare una tassa sui link sicuramente renderebbe più difficoltoso per la vita alle imprese e le start-up. Oltretutto mi dispiace perché io sono entrata all'interno del Parlamento Europeo per la prima volta nel 2014, la prima volta che sono stata eletta, e devo dire mi dispiace in modo superante, ovvero gli hearing che si fanno nelle commissioni si fanno con esperti che poi sono lobbisti. Io credo che questo non sia equilibrato per una discussione sana, perché gli hearing con gli esperti dovrebbero essere accademici e poi degli hearing con i portatori di interesse dovrebbe essere qualcosa di separato. E mi dispiace perché sembra che il discorso sia soltanto incentrato alla tutela degli editori, quando poi in altri campi non c'è stato. Per esempio, chi ha protetto i piccoli negozianti quando si apre un nuovo capannone di Amazon in Italia, che viene osannato come un portatore di nuovi posti di lavoro, che invece va a far chiudere o a detrimento dei piccoli commercianti? Noi dobbiamo trovare un equilibrio. E, altra questione è le fake news. Si è parlato molto anche ultimamente, adesso che è cambiato il relatore in commissione giuridica, il relatore di questo report, si è parlato molto delle fake news. Anche lui si è espresso dicendo che i maggiori introiti che dovrebbero provenire da questa lead tax andrebbero a migliorare la qualità dell'informazione. Ma come? Dove? Ma io sono d'accordo, avere un'informazione migliore penso la vogliamo tutti quanti, però come? Cioè non c'è scritto che gli introiti devono essere reinvestiti nell'editoria, non c'è scritto che gli introiti devono essere dati ai giornalisti per avere una squadra più buona di giornalisti o più grande di giornalisti. Quindi voglio dire, è un po' fumosa questa intenzione, è un po' una dichiarazione soltanto di intenzione, ma io non vedo la concretezza di questa regola. Piuttosto quello che farei è creare dei progetti. Io l'ho già fatto nel Parlamento Europeo, già 2 anni fa proposi alla Commissione Europea di far partire un progetto pilota che si chiama Media Literacy Forum, adesso siamo già al secondo o terzo anno, che appunto chiedeva alla Commissione Europea di far partire dei progetti per l'alfabetizzazione delle persone ai social, ai media, ai nuovi media. Questo è fondamentale anche per far sviluppare ai giovani, chi si appresta appunto a usare questi mezzi, un senso critico maggiore per far capire che tutto quello che c'è scritto su un device è vero. Detto ciò, le fake news sono sempre esistite. Se vogliamo possiamo parlare anche dell'impero romano e di come si mettevano in giro alcune fake news per avvantaggiare un imperatore piuttosto che un comandante piuttosto che un altro. Per quanto riguarda invece ci sarebbe tanto da parlare, sicuramente cerco di stringere i test da carta magna, però oggi se ne è parlato un po' velocemente. Questo credo che sia un punto importante, perché dunque il text data mining sicuramente è uno degli aspetti importanti per le piccole e medie imprese e per le start-up. Se no, io non capisco perché l'impiego di queste tecnologie deve essere impedito se non a fronte di un corrispettivo a favore dei titoli dei diritti d'autore. Questo significa sicuramente andare a detrimento dell'avanzamento tecnologico. E anche perché nessuno si è mai lamentato quando vengono sfruttati dei dati, i dati che vengono presi, se mai quando scarichiamo un'app sul nostro cellulare vengono presi direttamente dagli utenti, mentre si vuole impedire che l'impiego delle tecniche di text e data mining che vengono invece acquistati legittimamente e legalmente. E, per quanto riguarda sempre in generale altri aspetti della riforma è
voglio sottolineare il fatto che non si trovi ancora una quadra tra noi deputati sulle eccezioni a favore dell'educazione, della ricerca, dell'università, appunto delle biblioteche, e credo è grave, è veramente grave, perché siamo tutti quanti a favore dei grandi diritti dell'uomo, della parte dei diritti, e poi non si trova una eccezione per fare ricerca o per le scuole. Per quanto riguarda gli aneddoti, vi posso dire che la deputata Maria Montisano, che era relatrice di questo dossier, è stata eletta al Parlamento maltese e quindi è stata sostituita da un tedesco che si chiama Axel Voss, che a parole sembra, all'inizio sembrava volesse continuare il lavoro portato avanti dalla deputata maltese Comodì, però poi dei fatti, i fatti sono un po' diversi. A tutt'oggi si doveva votare all'inizio ottobre, poi la votazione si è rinviata a novembre, ma a tutt'oggi tutte le riunioni che ha convocato il relatore poi di fatto sono state fatte per pagare le massime sistemi, perché non abbiamo ancora i documenti di compromesso. E preoccupa un po' anche come lui porta avanti il lavoro, per dire, la settimana scorsa abbiamo votato su un altro dossier molto importante che era privacy, e normalmente prassi all'interno del Parlamento europeo fare degli incontri con tutti quanti i relatori, quindi un relatore per ogni gruppo politico, per stabilire insieme quale testo deve andare in votazione, quindi si fanno dei compromessi. Il relatore invece ha deciso che non si facevano compromessi, li decideva lui, se lo voleva votare bene, altrimenti no. Diciamo, è un modo un po' particolare di procedere, e tenendo conto che stiamo parlando del primo punto dell'agenda Juncker, spero che il relatore si ravveda e ci sia una maggiore partecipazione. Ho tagliato alcune cose, comunque mi faceva piacere parlare soprattutto della cultura e delle biblioteche, perché credo che sia comunque importante per i cittadini. Grazie.